Ciao a tutti, con questa inquadratura un po' strana, ma adesso vi spiego il perché. Allora, per quello che voglio fare mi serve un attimino dritta, poi dopo la giro e in teoria si dovrebbe vedere un po' di più, però comunque un po' si vede. Allora, se avete visto, scusa che respiro, l'altro video, della realtà tartaruga, questo è il secondo stampo di cui vi parlavo, che avevo già idea di come farlo e adesso vi spiego come lo voglio fare. Allora, qui abbiamo la tartaruga con l'oro già sistemato, come si può ben vedere, e dentro andremo a metterci questa texture che è molto sottile, ma ha questo gioco molto molto carino. E quindi ho voluto provare a fare così, visto che quell'altra era più alta, però questa è bassa, aiuto, non si mette a fuoco, ma col fatto che c'è questo robino qua un po' più alto, è alta e qua non si vede un tubo. Io mi metto a fare i video quando c'è brutto tempo, giustamente. Bene, e adesso che cosa succede? Io ho già preso una lucina e l'ho fatta così a cerchio perché la voglio mettere così, a posto di metterla per tutto il contorno. Mamma, come si vede male, mi spiace veramente. Al posto di metterla per tutta la tartaruga, ho pensato di metterla qui, così, come si dice, aiuto, cosa ho fatto? Oh, quando faccio di già sempre. Così vanno a, in teoria, quello che vorrei fare io è che si illuminano i cristalli. Questa è la mia idea, proprio bene. Adesso io con la resina UV vado a bloccare le lucine, perché dopo quello che è successo con i cricetini, se avete visto, voglio evitare di disperarmi, perché veramente mi piace tanto fare le lucine, ma è sempre una disperazione. Allora, sto litigando con la resina UV perché la resina UV non sta appiccicata allo stampo. Ti pareva che io faccia un video e me ne va o almeno una giusta. Niente, ho provato ad accendere il flash del telefono perché effettivamente non si vedeva un tubo. Adesso i colori che voglio fare sono nero, e dato l'ultima volta che col cricetino ho fatto troppo scuro, mettiamo qualche goccina alla volta. Così è un po' troppo chiaro. Tanto mi sto ubriacando. Mettiamo altre due gocce. Sono proprio arrabbiata. Perché non si attacca alla resina UV? Non capisco. O perché c'è la polverina d'oro e quindi non si attacca. O se no, non ne ho la più pallida idea. Qualcuno ce l'ha con me e fa in modo che i miei video non escano come voglio io. Comunque, l'altro colore lo facciamo con la polverina che cambia colore al sole. Vediamo, un po'. Che in teoria, tipo, l'effetto sarà che bianco, più o meno. E poi nel momento che io vado a prendere la luce UV, sì, però cerchiamo di prendere, mamma mia, che inquadratura imbarazzante. Proviamo, perché non so se ne ho messa poca oppure no. Prendo la lampada. Vediamo, vediamo. Sì, si sta trasformando, guardate. È diventata rosa. Perfetto. Non so come si fa a spegnere questa roba qui. E adesso è giunto il momento di prendere la tartaruga con la quale litigherò davvero tantissimo perché sta balorda, non si attacca le lucine. Ciao. Eccola qua, vedete, non stanno attaccate. Questa praticamente l'ho fatta pure altissima, che sarà quella che mi darà più problemi, ma
cioè non riesco a capire perché non appiccica, forse perché ho zozzato troppo con l'oro e l'oro lo tira su, non lo so. So solo che mi sono rotta le balotas. Ora andiamo a versare i nostri colori. Incrociate le dita per il fatto che le lucine stiano giù. Ma non penso proprio. Non penso proprio. Ho tutti i colori molto strani a sto giro. Di solito faccio tutti i colori brillantosi. Così invece a sto giro no. Questo giro proprio chissà che cavolo verrà fuori. Quando non parlo vuol dire che mi turba qualcosa. Vorrei un po' mischiare. No, sulla tovaglietta. Ma basta, voglio avere sempre danni, ma non è possibile. Almeno che venga carino. Almeno che venga carino. Però così mi sa che si vedrà la resina UV. Perché non l'ho fatta, cioè almeno dalla parte questa. Quindi se magari il nero mi fa il favore di fare un po' più così. Oh, sunshine, sto impazzendo, sì. Cioè, volevo fare questa tartaruga in modo molto boh, neutro il colore, capito? Cioè, non le solite cose che faccio molto sbombardaus. E mi sa che verrà una cacaus. Na 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 na. Na 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 na. Speriamo che venga carino, dai, incrociamo le dita. Adesso cerco di levare qualche bolla che vedo. Che di solito faccio sempre un macellaus di bolle. Non lo so. Boh. Tra l'inquadratura scena. Io che mettevo solo le mani davanti. Non so come uscirà questo. Osceno. Tutto osceno. Oscenità. Ed eccoci qua con la tartarugona. Allora. Questo posto un po'. Eccola qui. Allora, ce l'ho fatta per quanto riguarda le lucine, non mi hanno dato problemi, sono state giù. Quello che invece mi ha dato problemi è stato lo stampo dentro, questo, che si alzava. Quindi probabilmente ci sarà di andare a levare la parte, come si dice, sopra della resina. Adesso lo scopriamo. Anzi, poi devo anche andare a prendere la luce UV. Perché mi sono dimenticata di prenderla? Perché in teoria dovrebbe anche cambiare colore. Vediamo. Vediamo lì. Oh, guardate quanto oro, mi piace. Molto bello. Molto bello. Qua probabilmente si vedrà appunto la resina UV che avevo messo per le lucine. Perché è molto trasparente la resina. Wow, ecco come vi dicevo. Se n'è formata proprio un sacco, però in teoria non ho aspettato tanto levare, insomma, cioè sono passate quasi 24 ore. Più aia. Non dirmi che devo ancora fare quel lavoro lana, perché non ce la faccio, devo solamente tirare un po' su. Dai, bravo, così molto bene, un po' è salita, vediamo se riesco. Dai, fai il bravo, molto bene, molto bene, rimolto bene. Non mi abbandonare adesso. Sì! Quando fa così, molto happy io. Bene, 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 bene. Si è levato. Muy bien. Allora, qua c'è ancora un pezzettino.
pochino che lo leviamo. Oh, si è levato, si è levato. Molto bene. Adesso andiamo a prendere dove si leva, anche perché questo è molto sottile. Vediamo. Oh, guardate. Ok. Wow. Ok, questa si è salvata dalla cosa di prima, ottimo. Wow. È davvero super trasparente ed è super elegante, secondo me. Sì. Allora, direi che adesso vado a slimeggiare leggermente dove gratta un pochino. Vado a fare il contorno d'oro magari dietro. E qua magari anche tintinino qui. Poi dobbiamo accendere la luce, questa, e poi vederla con la con il sole, con la luce UV. Che emozione! Allora, eccomi qui, come se me ne fosse, vabbè. Comunque, ho fatto il contorno qui, questa volta l'ho fatto a questa tartaruga, un leggero contornino qui, ma non sono andata dentro nei cristalli perché voglio proprio che si illumini, cioè la mia idea è voglio che si illuminino. Non mi sono ancora spoilerata niente e ho fatto la, la riga anche dietro nel caso uno volesse tenerlo dietro, dietro, girato. Comunque, vabbè, avete capito. Adesso proviamo la lucina. Oh, che carino. Allora, mettiamo giù i punti centrali dove ci sono le lucine, sono questi due punti, questi due punti, e questa parte di qua giustamente si illumina di più, non perché ha più lucine, ma perché qua c'era il trasparente e qua invece il nero, quindi fa questo gioco anche di luminosità. Vediamolo dietro, vedete? Wow, è meraviglioso. Wow, è molto sciccoso. Bene, e adesso dobbiamo illuminarlo. Aspettate che devo tirare il cavo qua. Vediamo. Una luce blu. Adesso tengo un po' su, vediamo quanto. Che sinceramente con... Oh, guardate che bella questa inquadratura. Tutto sembra blu. Beh, ovvio la luce blu. Non so quanto devo tenerlo e sinceramente dove devo tenerlo, perché non so se il nero si è mescolato con il bianco o no. Oh, guarda, oh, bellissimo. Carichiamolo ancora un po', perché voglio vederlo così e poi giustamente voglio anche accendere la lucina e vederlo con la lucina e col viola. Ok, se no, sì, non so come cavolo si spegne sta roba. Ok. Wow, no, vabbè, stupendo. Veloce, veloce, perché non è che l'ho caricato tantissimo. Wow. Accendi luce. Oh, wow, è fantastico. È bellissimo. Poi sono super curiosa di vedere proprio con il sole. Però adesso a quest'ora sono tipo quasi le 5 e mezza. C'è adesso il sole vicino da un'altra parte. Wow, andiamolo dietro. No, vabbè, fantastico. Si sta già scaricando, ovviamente. L'ho lasciato 3 secondi sotto la luce. Vabbè, ma è bellissimo. E vedete che pian piano sta tornando bianco. No, vabbè. Proprio, cioè, questo era quello che volevo fare. All'inizio la mia idea era quella di fare semplicemente il nero e il bianco, così il trasparente, bianco trasparente. Poi ho pensato, ma sì, perché non proviamo a utilizzare quel pigmento molto carino? E l'ho usato, devo dire, molto bello, mi piace l'effetto dello, mi piace tutto. Veramente, mi piace davvero tantissimo questa creazione. E niente, vi ricordo, mi raccomando, il mio shop Etsy, le creazioni di Je, vedrete tutti, anche tutti i link in descrizione dei miei altri social. E sentite come parlo social, come social. E niente, allora fatemi un po' sapere che cosa ne pensate di questa creazione. Allora, creazione. Non riesco a parlare.
Stavo dicendo un'altra parola che non c'entrava niente, sembrava anche una mezza parolaccia, quindi continuiamo a far finta di niente. Comunque, io vi ringrazio di aver guardato il mio video, vi mando un sacco di bacini. Ciao ciao ciao! Thank you.